Buon 4 novembre, buon 102esimo anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale. In onore dei caduti di tutte le guerre, per la pace, la libertà, il progresso e l'unità della nazione. Condividerò con voi tre frammenti letterari: Trincee, Confidenze di un fante di Sassa, Diario del sottotenente aretino Giuseppe Salvemini, Riflessioni di Sigmund Freud sullo stato in guerra. Passato risolto, i reggimenti furono scagliati contro questa barriera del Carso, falangi di giovani entusiasti, ignari, generosi, contro questa muraglia di pietre e fango. Dopo le battute di risolto, cominciarono ad arginarci, imboscate, trincee provvisorie, trappole, nidi di mitragliatrici, che cominciarono a seminarci sul terreno scoperto. Man mano che si saliva su, verso il borgo del Carso, la resistenza si faceva più tenace. Urtammo contro le prime trincee protette dai reticolati. Ma i comandi sembravano impazziti. Avanti, non si può, che importa, avanti lo stesso. Ma ci sono i reticolati intatti, che ragione? I reticolati si sfondano coi petti, coi denti o con le vanghette. Avanti, era un'ubriacatura. Coloro che confezionarono gli ordini li spedivano da lontano e lo spettacolo della fanteria che avanzava, visto dal binocolo, doveva essere esaltante. Non erano con noi i generali, il reticolato non l'avevano mai veduto se non negli angoli dei loro uffici territoriali. Non si capacitavano che potesse essere un ostacolo. Arrangiatevi, ma andate avanti per Dio. Che si fa? Si scherza? Il fango impasta uomini e cose assieme. Nel camminamento basso i soldati devono rimanere accovacciati nel fango per non offrire bersaglio. I bordi ineguali del riparo radono appena le teste. Non ci si può muovere. Questa fossa in cui siamo è ingombra di corpi pigiati, di gambe ritratte, di fucili, di cassette, di munizioni che s'affastellano, di immondizie dilaganti. Tutto è conflitto nel fango, tenace, come un vischio rosso. Ho assistito alla fucilazione di molti soldati. Non posso raccontare lo strazio che ho provato nell'udire i loro rantoli. Nulla in paragone sono i gemiti dei feriti, i lamenti, le grida e le imprecazioni dei combattenti. Nulla la scena terribile del campo di battaglia. Lo spettacolo della fucilazione è qualcosa di opprimente, di soffocante. A noi stessi par di soffocare dal dolore e di morire allo sparo dei fucili. I miseri condannati, legati mani e piedi, vengono gettati come sacchi di stracci in un greppo o scarpata dal monte e nessuno si cura se si sono rotti qualche braccio o qualche mano. Tant'è, gente che deve morire, essi rantolano terribilmente, il loro rantolo non ha nulla di umano. Ripetono di continuo nel rantolo il nome di Dio, i loro occhi sono fuori dalle pupille e il loro sguardo è spaurito e stravolto. Tutto il loro corpo trema, come preso da convulsioni. A toccarli, a chiamarli, non sentono. Dove vengono buttati, lì rimangono, anche se la posizione è scomoda. Una scarica improvvisa pone fine al loro martirio. Il piombo pare che li inchiodi nel terreno. Dopo poco, però, si vede ancora qualche braccio, qualche gamba muoversi ed il corpo loro tremare, come un individuo che abbia il tic nervoso. Un'altra scarica li inchioda ancora al terreno. Bensì, per ucciderli bene, danno sempre tre o quattro scariche. I cadaveri vengono lasciati lì, sono bucherellati come crivelli. Dopo un paio di giorni puzzano insieme agli altri. La metà di loro, io credo, siano innocenti o almeno ignari o inconsci di quello che hanno commesso. Questa è la terribile giustizia del fronte. Al comando di divisione, ovunque giriamo lo sguardo, vediamo mucchietti di cadaveri allineati. Sono tutti stati fucilati. Lo Stato in guerra si permette tutte le ingiustizie, tutte le violenze, la più piccola delle quali basterebbe a disonorare l'individuo. Esso ha fatto ricorso nei confronti del nemico, non solo a quel tanto di astuzia permessa, ma anche alla menzogna cosciente e voluta, e questo in una misura che va al di là di tutto ciò che si era visto nelle guerre precedenti. Lo Stato impone ai cittadini il massimo di obbedienza e di sacrificio, ma li tratta da sottomessi, nascondendo loro la verità e sottomettendo tutte le mendicazioni e tutti i modi di espressione delle opinioni ed una censura che rende la gente, già intellettualmente depressa, incapace di resistere ad una situazione sfavorevole o ad una cattiva notizia.
si distacca da tutti i trattati e da tutte le convenzioni che lo legano agli altri stati. Ammette, senza timore, la propria rapacità e la propria sete di potenza, che l'individuo è costretto ad approvare e a sanzionare per patriottismo. Da queste testimonianze si capisce che la guerra è un male che nessun uomo deve patire, una cosa terrificante. La conoscenza non sempre insegna. Proviamo a conoscere la storia affinché gli errori del passato non si ripresentino in futuro, perché in fondo la pace si impara dai racconti di battaglia. Onore e gloria a tutti i caduti di tutte le guerre.